La seduta è aperta. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Processo verbale della seduta del 27 gennaio 2016. Presidenza Baldelli, Boldrini, Sereni. La seduta comincia alle 9.30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 26 gennaio 2016. Il Presidente dà conto dell'emissione e decorsi i termini regolamentari di preavviso, passa al seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge numero 259 ed abbinate. Previe dichiarazioni di voto e respinte le restanti proposte emendative fino all'emendamento 6.6, l'Assemblea approva l'articolo 2, l'emendamento 3.5, l'articolo 3, l'emendamento 4.4, l'articolo 4, gli emendamenti 5.3 e 5.8 riformulato e l'articolo 5. Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta. La Presidente, levatasi in piedi, ricorda la figura di Antonio Luongo, già componente della Camera recentemente scomparso. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Si associano al ricordo i deputati Speranza, Placido, Occhiuto e Pisicchio. La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali rispondono i ministri Franceschini, Poletti, Paduan e Del Rio. Intervengono i deputati Galgano, Gigli, Pisicchio, Petrini, Pelillo, Vacca, Luigi Gallo, Occhiuto, Guidesi, Piccone, Totaro, Pannarale e Fratoianni. La seduta, sospesa alle 16.05, è ripresa alle 16.30. La Presidente dà ulteriormente conto delle missioni e, levatasi in piedi, ricorda la ricorrenza del giorno della memoria in ricordo delle vittime dell'Olocausto. L'Assemblea ricorda un minuto di silenzio. Intervengono per associarsi al ricordo i deputati Fiano, Grande, Carfagna, Scotto, Cicchitto, Rabino, Borghesi, Santerini, Rampelli, Palesi, Baldassarre, Ottobre e Locatelli. Si riprende il seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge numero 259 ed abbinate. Previe dichiarazioni di voto e respinte le restanti proposte emendative, l'Assemblea approva l'articolo 6. Gli emendamenti 7.8 riformulato, 7.20 e 7.30, l'articolo 7, l'emendamento 8.20 e l'articolo 8. Approva gli emendamenti 9.13 riformulato, 9.100, 9.24 riformulato e 9.25 riformulato. L'articolo 9. Gli emendamenti 10.21 e 10.22 riformulato, l'articolo 10 e l'articolo aggiuntivo 10.01. Approva gli emendamenti 11.5, 11.10 e 11.11, nonché gli articoli 11 e 12. Gli emendamenti 13.2 e 13.6 riformulato e l'articolo 13. Approva gli emendamenti 14.1, 14.3 riformulato, 14.10, 14.14 riformulato e 14.15 riformulato. Gli articoli 14 e 15 e l'articolo aggiuntivo 15.0300. Si passa allo svolgimento degli ordini del giorno, sui quali il sottosegretario De Filippo esprime il parere del Governo. L'Assemblea respinge quindi gli ordini del giorno numero 2 e 6, per la cui votazione i proponenti insistono. Il seguito del dibattito è rinviato alla successiva seduta. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti i relatori Gelli per la maggioranza e Colletti di minoranza, il sottosegretario De Filippo, nonché i deputati Amato, Fucci, Baroni, Nicchi, Binetti, Bonafede, Lenzi, Grillo, Sannicandro, Sisto, Fossati, Buttiglione, Silvia Giordano, Burtone, Marazziti, Vargiu, Monchiero, Gigli, Cozzolino, Giuditta Pini, Vazio, Calabrò, Occhiuto, D'Incecco, Nizzi, Russo, Romele, Sarro, Castiello, Capone e Carnevali. Dopo una brevissima sospensione della seduta, si passa alla discussione sulle linee generali della proposta di legge costituzionale numero 3224 ed abbinata, nella quale intervengono i relatori Gigli per la maggioranza e Fedriga di minoranza, nonché i deputati Francesco Sanna, Sandra Savino, Pellegrino, Cozzolino, Zanin e Prodani.
Chiusa la discussione, il Presidente prende atto che i relatori e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica. Avverte altresì che sono state presentate le questioni sospensive Rizzetto numero 1, Fedriga numero 2 e Sandra Savino numero 3, che saranno esaminate e poste in votazione prima dell'esame degli articoli del provvedimento. Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta. Il Presidente comunica infine il calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di febbraio e l'aggiornamento del programma dei lavori per il mese di marzo, definiti nella riunione odierna della Conferenza dei Presidenti di Gruppi. La seduta termina alle 22.40 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 28 gennaio 2016, con inizio alle ore 9.30. Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Alfreider, Bonafede, Bueno, Covello, Dell'Ai, Di Gioia, Ferranti, Fico, Giancarlo Giorgetti, Guerra, Lauricella, Locatelli, Manciulli, Marazziti, Pes, Piepoli, Rosato, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Venittelli e Vignali sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 119, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto odierno. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge numeri 259, 262, 1312, 1324, 1581, 1769, 1902, 2155A, disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno.